Il paradiso è, finché non pensi. Addentare il frutto della conoscenza significa perdere l'innocenza spirituale. Inizio di un nuovo fare. Dio si è mosso deliberatamente sotto il melo alla conoscenza del bene e del male. Il paradiso fisico per un uomo sarebbe sufficiente. La donna fu la prima a pensare. È la creatrice di disordini mentali, l'inizio dello sviluppo e della cognizione. Se la donna non avesse avuto freddo e fame, lei non avrebbe strappato la foglia della bellezza. Non avrebbe abbellito la sua vergogna lasciando che suo marito mangiasse un capriolo con tutta la pelle. La donna aveva bisogno di un letto più morbido del muschio e l'abbigliamento. E così è inventato l'ago, la grotta senza luce, e un uomo ha aperto una finestra. Scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà resterà per sempre pazza, bislacca come noi, sempre un po' ruffiana per la mia smania di abbracciare.